Hey folks, guess you heard, this morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted, symptoms are mild, and I really appreciate your inquiries and your concerns. But I'm doing well, I'm getting a lot of work done, I'm gonna continue to get it done, and in the meantime, thanks for your concern, and keep the faith, it's gonna be okay. Grazie alle 4 dosi di vaccino finora ricevute, il Covid non è stato particolarmente pesante per Joe Biden, che ha 79 anni e che quindi è potenzialmente un soggetto a rischio. Il fatto però che il presidente si sia ammalato ha rinforzato i dubbi sulla sua ricandidatura, visto che quando si voterà nel novembre del 2024, Biden avrà 82 anni. Ma non è questa l'unica perplessità intorno alla sua permanenza alla Casa Bianca, da cui nel 2020 ha fatto sloggiare Donald Trump, che potrebbe volersi riprendere ciò che gli è stato tolto, ma l'inchiesta in corso sul suo ruolo nell'assalto al Campidoglio del gennaio 2021 potrebbe metterlo definitivamente fuori gioco. Insomma, nessuno dei due candidati più votati della storia degli Stati Uniti, 80 milioni di voti contro 74, potrebbe ripresentarsi. E nel caso, chi prenderà il loro posto? A rispondere, in questo episodio, saranno Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington, e Massimo Gaggi, editorialista con base a New York. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 28 luglio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Giuseppe Sarcina, Joe Biden continua a ripetere che nel 2024 si ricandiderà alla presidenza. Sulla base di quanto ha fatto finora, sarebbe una buona idea? Biden è in carica da un anno e mezzo, ma la sua presidenza non è mai decollata, anzi i segnali che arrivano dai sondaggi sono sempre più netti. L'ultima rilevazione risale all'11 luglio scorso e più che un sondaggio sembra un avviso di sfratto. Il 64% degli elettori democratici non vuole che Joe Biden si ripresenti. La ricerca è stata condotta dal New York Times in collaborazione con il Siena College su un campione ridotto, cioè circa 849 elettori registrati, ma accuratamente selezionato per età, educazione, reddito, etnia. L'immagine del presidente americano ne esce a pezzi. Per il 33% degli interpellati è troppo anziano. Biden ha 79 anni, è già il leader della Casa Bianca più vecchio nella storia. Ma non è solo questo, secondo il 32% non si è dimostrato all'altezza dei problemi del paese, a cominciare dall'inflazione, dal costo della vita che preoccupa il 20% dei democratici. Tutto il resto, armi, democrazia in pericolo, aborto, segue a distanza nell'agenda delle priorità. Questi numeri dunque confermano l'impressione diffusa ormai da tempo, cioè l'amministrazione non ha visto arrivare o ha sottovalutato la corsa dei prezzi e ora ne paga le conseguenze politiche. La controprova arriva da un altro sondaggio condotto sempre dal New York Times e dalla CBS. E che cosa dice quest'altro sondaggio? L'87% degli americani pensa che il paese stia andando nella direzione sbagliata. Infine, il tasso di approvazione personale per Biden è sceso al 33%. C'è solo un dato a suo favore. Nel 2024 batterebbe ancora Donald Trump con il 44% dei voti contro il 41%. Tuttavia è evidente lo smottamento del blocco politico-sociale che nel 2020 portò Biden alla Casa Bianca. Il presidente sta perdendo consensi soprattutto tra i giovani, tra le donne, e comincia a logorarsi persino il consenso granitico degli afroamericani, oltre il 62%. I progressisti mettono sul conto di Biden anche le responsabilità che non sono sue, ma del Congresso, della maggioranza democratica che in 2 anni, al di là degli interventi emergenziali sul Covid, ha prodotto una sola legge importante, quella sulle infrastrutture, e un mini accordo sulla diffusione delle armi. La gestione della guerra in Ucraina non incide, anzi da altri sondaggi risulta che il conflitto in Europa è una fonte di preoccupazione solo per il 2% degli elettori. Biden però dice che non si farà condizionare dai sondaggi negativi. Quindi saranno decisive le elezioni di metà mandato dell'8 novembre. Se il risultato fosse disastroso, come si muoverebbe il Partito Democratico? Al momento abbiamo un solo punto fermo. Nel 2020 Biden vinse le primarie democratiche grazie all'appoggio di Barack Obama e dell'establishment del partito.
Si rivelò cruciale anche il consenso degli afroamericani, che si materializzò nelle elezioni in South Carolina grazie alle capacità organizzative del deputato Jim Clyburn. Non a caso, nell'ultimo anno e mezzo, la Casa Bianca ha spesso interpellato l'afroamericano Clyburn nei passaggi cruciali, per esempio nella nomina della prima giudice afroamericana Ketanji Brown Jackson alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Ebbene, nei giorni scorsi Clyburn è stato molto chiaro: il nostro candidato per il 2024 è Joe Biden, ma se il presidente dovesse rinunciare, allora sosterremmo Kamala Harris. È una presa di posizione importante, ma non è un'ipoteca finale sull'esito delle primarie democratiche. Non è detto che il blocco politico-sociale di Biden nel 2020 possa trasferirsi automaticamente a Kamala 2024. In teoria, quindi, ci sono spazi di manovra per candidati outsider come il governatore della California, Gavin Newsom, con il suo progetto proiettato nel futuro, tecnologia, energia verde, e nello stesso tempo radicato nella tutela delle minoranze e nella difesa dei diritti delle donne, a cominciare dall'aborto. Certo, arriveranno anche altri nomi. Quali, per esempio? Forse ancora Bernie Sanders, quasi sicuramente gli altri sconfitti nel 2020, le senatrici Amy Klobuchar ed Elizabeth Warren, Pete Buttigieg. E naturalmente c'è molta curiosità per capire se Alexandria Ocasio-Cortez scenderà in gara. La giovane deputata, la star della sinistra, compirà 35 anni, cioè l'età minima per diventare presidente, un mese prima del novembre del 2024. Qualche settimana fa Ocasio-Cortez ha partecipato allo show televisivo di Stephen Colbert, che gli ha rivolto la domanda diretta: sta pensando di candidarsi per la Casa Bianca? La deputata ha riso prima di rispondere un po' imbarazzata: no, non so niente di tutto ciò. Non è un no, non è un sì, ma non è neanche un no. Never forget, everything this corrupt establishment is doing to me is all about preserving their power and control over the American people. Martedì sera Trump è tornato a Washington dopo oltre un anno e mezzo e ha parlato a un convegno dell'America First Policy Institute, l'unico centro studi della capitale apertamente schierato con lui. Nel suo discorso di un'ora e mezza ha evocato un establishment corrotto che vuole solo restare al potere. «Vogliono danneggiarvi in ogni modo», ha aggiunto Trump, «così da impedirmi di tornare a lavorare per voi. Ma questo non succederà». And I don't think that's going to happen. E così, Massimo Gaggi, Trump sopravvivrà alle continue rivelazioni su di lui? L'inchiesta del Congresso, che inizialmente sembrava un'iniziativa di parte a maggioranza democratica e quindi comunque poco autorevole qualunque fossero i risultati, in realtà credo che abbia danneggiato in misura consistente le ambizioni di Trump, perché da questa indagine sono emersi con chiarezza alcune prove circa la volontà di Trump di alterare il risultato delle elezioni. Questo è stato riconosciuto anche da molti esponenti repubblicani, quindi anche se questo non porterà con ogni probabilità a un'incriminazione penale di Trump, perché non sembra che il ministro della giustizia Garland voglia arrivare a un'azione di questo tipo, che probabilmente verrebbe anche utilizzata in chiave elettorale contro i democratici, credo che questo comunque peserà nella selezione del candidato repubblicano alle presidenziali del 2024. Tuttavia, il discorso di Trump di martedì lascia supporre che si ricandiderà. Però certamente a questo punto c'è il rischio che altri si presentino alle primarie, si candidino e quindi che lui sia costretto a fare una vera campagna elettorale e a conquistarsi la maggioranza del voto dei suoi supporter repubblicani, il che sarebbe uno scenario abbastanza nuovo, perché lui fino adesso immaginava di essere praticamente un candidato unico. Chi potrebbero essere i suoi sfidanti? In assoluto il più forte è sicuramente il governatore della Florida Ron DeSantis, che non fa mistero delle sue ambizioni, ha rifiutato di dichiarare pubblicamente che se Trump si candiderà lui farà un passo indietro, e quindi è sicuramente un personaggio molto politicamente intelligente, molto dinamico, giovane, ha 43 anni e in qualche modo è anche un prodotto del trumpismo, perché all'inizio, quando Trump non lo viveva come un possibile rivale, ne ha sempre parlato molto bene, ne ha parlato come quasi di un suo delfino per un futuro remoto. Adesso che invece rischia di essere il suo successore nel futuro prossimo, invece lo attacca velocemente. Però il personaggio è sicuramente di grande spessore e nei sondaggi che sono stati fatti dalle varie organizzazioni repubblicane è di gran lunga quello che dopo Trump è favorito nella base conservatrice.
Altre opzioni? Altre opzioni ci sono, a cominciare da quella di Mike Pence, il vice di Trump, che dà segni di volersi vendicare in qualche modo del modo in cui è stato trattato nella fase finale della presidenza Trump, addirittura ha rischiato di essere linciato il giorno dell'assalto al Congresso. Le registrazioni dell'inchiesta dimostrano chiaramente che Trump non ha mosso un dito per cercare di sottrarlo alla furia della folla, anzi in qualche modo ha detto che se lo meritava, e quindi è abbastanza chiaro che Pence, pur parlando poco, non polemizzando quasi mai direttamente con Trump, però sta partecipando a una serie di manifestazioni politiche e sta sostenendo nelle primarie delle elezioni di midterm una serie di candidati repubblicani avversi ai candidati che sta sostenendo Trump, e sono tutti indizi che indicano che lui vuole prendere le distanze da Trump e forse anche fare qualcosa di più. Now some people may choose to focus on the past, but elections are about the future. Non a caso, in questo intervento all'Associazione dei Giovani Conservatori, nello stesso giorno in cui ha parlato Trump, Pence ha detto che c'è chi si concentra sul passato, ma le elezioni riguardano il futuro. Per molti un riferimento chiarissimo all'ex presidente. In tutto questo, il Partito Repubblicano come si sta posizionando anche in vista del successo annunciato alle elezioni del prossimo novembre? C'è un'insoddisfazione crescente da parte dell'opinione pubblica americana, quindi con ogni probabilità il Partito Repubblicano avrà un buon risultato, ma più per carenze dei democratici e per la situazione oggettiva che c'è in questo momento negli Stati Uniti che non per meriti suoi. E anzi, direi che mentre fino a qualche giorno fa si dava per scontato che i repubblicani avrebbero riconquistato ampiamente la maggioranza alla Camera e probabilmente anche al Senato, dove in questo momento sono 50 e 50 senatori democratici e repubblicani, e i democratici governano solo grazie al voto doppio del Presidente dell'Assemblea. Invece in questo momento si vede che tre possibili senatori repubblicani, che dovrebbero essere seggi sicuri perché sono stati a tendenza conservatrice, cioè Ohio, Georgia e Pennsylvania, dove nel 2020 ha vinto Biden di poco, mentre le assemblee sono in mano ai repubblicani. Ecco, in questi tre stati il candidato ufficiale del Partito Repubblicano è stato battuto dal candidato personale di Trump, e tutti e tre questi candidati personali di Trump stanno andando malissimo, stanno conducendo delle campagne elettorali disastrose, e in tutti e tre questi collegi in questo momento sono molto avanti i tre candidati democratici. Ecco, se dovessero perdere questi tre seggi senatoriali che dovevano essere quasi sicuri, i repubblicani non prenderebbero sicuramente il controllo del Senato, e questa sarebbe una sconfitta molto grossa per loro e soprattutto per Trump. Grazie Massimo Gaggi e Giuseppe Sarcina. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.